risultati, tutti i risultati. Lo spirito è quello di passare un pomeriggio insieme per i runner, per chi cammina e chi ama la birra, insomma, quella artigianale. Noi abbiamo messo su questa festa per passare un pomeriggio spensierato dopo un anno e mezzo difficile, insomma, che abbiamo vissuto tutti. Due specialità: la corsa podistica non competitiva di 6 km divisa in 5 giri di 1,2 km di distanza per ogni giro, e a ogni giro c'è la facoltà di prendere un bicchiere di birra e berlo, quindi in totale 1 litro di birra per tutti i 6 km. Mentre l'altra specialità è la camminata di 3 km che uscirà fuori dal paese, andrà alla chiesa di San Marco, che per noi è importantissima, c'è un piccolo ristoro lì, e poi torneranno in paese. Un bel gruppo paesano, dei ragazzi che hanno fatto un lavoro grandissimo, hanno radunato quasi 30 persone, e poi le società podistiche amiche della Valtena che collabora con noi nell'organizzazione, che comunque sono volute essere presenti. E agosto e settembre, no, agosto ci fermiamo così, già ci è sembrato molto lavoro questo, però sicuramente le attività non ci fermeremo, ci sarà qualcosa a Natale, poi arriveremo ad aprile l'anno prossimo con la festa di San Marco, insomma, ricominciamo a pedalare, ecco. Ho una malinconia dentro veramente che mi rattrista tanto proprio. Perché lei è podista? No, io correvo come un matto in mezzo al campo sportivi. Quando volevo giocare? Però adesso, mamma mia, che pena che mi faccio. Mi dissento come dice allora, questa è una bella iniziativa per animare il paese. Sì, è una iniziativa con lo spirito giusto per tutte le età. Ma diciamo che il paese sentiva la mancanza di certi tipi di iniziative e di attività. Ritornare dopo ormai 2 anni di inattività dal punto di vista delle iniziative e ripartire oggi con questa iniziativa che ha riportato a Ponzano numerose partecipazioni sia dal punto di vista sportivo, professionistico, sia di appassionati dello stare insieme, quindi ci divertiremo, troveremo l'occasione sicuramente per stare insieme, fare festa e dimenticare magari quelli che sono stati i nostri 2 anni passati un po' particolarmente tristi. Un bello spirito di festa, perché non è la solita corsa, è un evento su un paesino dove di solito le corse non si fanno, quindi un posto nuovo dove correre. Il percorso è tosto, quindi parti sparato, riscoppiato, quindi conviene partire piano, poi andare, però niente, io sono partito piano, la volevo fare per rivivere, e poi altri mi dicevano dai, cerca di vincere, e ho cercato di fare il mio meglio. E l'effetto del litro di birra? Non l'ho fatto tutti i giri, ho fatto il primo e l'ultimo, però quando bevi si sente bene, dà un po' fastidio, si sente, sì.